oggi è un giorno importantissimo per il nostro viaggio perché visiteremo le rovine inca più famose del Perù e forse del mondo. Andiamo a visitare Machu Picchu. Arrivare a Machu Picchu con il proprio camper non è affatto facile. Oltre alla grande deviazione che abbiamo dovuto fare rispetto al tracciato della Panamericana, la strada non era per niente in ottime condizioni. Infatti l'ultimo tratto ha messo a dura prova il Ducato. Classica strada strapiombo peruviana, con l'aggravante dei lavori in corso per ampliamento della carreggiata. Quindi terreno soffice, surriscaldamento del motore e per finire apertura della strada ad orari ben precisi per trabajos de voltura. Ovvero stavano facendo esplodere la montagna per ampliarne il tracciato. Forse con il senno di poi avremmo preso il treno, anche se uno tra i più costosi al mondo. Perché se vuoi andare in questo posto non esiste una strada, ma solo le rotaie. Ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Per visitare questo sito devo dire che è abbastanza difficile se si vuole risparmiare, mentre se non si vuole risparmiare si può prendere semplicemente un treno da Cusco e arrivare nel paesino di Machu Picchu Pueblo e poi da lì salire con un pullman. Noi cosa faremo? Arriveremo a piedi in questo pueblo camminando da un posto che si chiama Idroelettrica vicino al pueblo di Santa Teresa, una strada che è durata 6 ore questa mattina da Cusco con 40 km di sterrato e adesso faremo 10 km a piedi per arrivare alla biglietteria. Dietro queste montagne si nasconde Machu Picchu e questo è il parcheggio che ci ospita. Lasceremo qui il van un giorno oppure due giorni se non troveremo il biglietto e poi lo verremo a riprendere domani sera. Tra l'altro qui accanto a noi ci sono degli altri overlander, i primi dal Lussemburgo. Fai il bravo Nirvan! È iniziata la nostra camminata, sarà più o meno di 10 km e dovrebbe essere abbastanza tranquilla perché è in piano. Soprattutto speriamo di riuscire a trovare oggi biglietti per entrare domani a Machu Picchu perché li vendono il giorno prima. È un po' un terno al lotto, sennò dovremo rimanere là un giorno in più. E siamo molto emozionati perché è un posto che vogliamo vedere da sempre, penso che sia il sogno un po' di tutti. Qui inizia il sentiero e bisogna registrarsi in questo posto. Sì. Dello sdos o solo uno? Quindi ci registriamo col passaporto. Ecco il cartello che indica il percorso che faremo, sono 10 km e 4. E si inizia, vai. Andiamo! Sono già andati tutti avanti, ma vabbè, siamo i soliti ritardatari. Ah, tra l'altro abbiamo visto dal registro delle firme che sono tutti ragazzi di 20 anni, noi siamo i più vecchi, cavoli! Ecco, qui a Machu Picchu c'è anche una centrale idroelettrica che dà il nome a tutto questo pueblo. Quella montagna davanti, la montagna Machu Picchu, è esattamente dove ho il dito lì dietro, cioè Machu Picchu. Quante volte diremo questo nome oggi? Cammineremo per un bel pezzo sul tracciato della linea ferroviaria di questo treno. Questo è il treno Inca e praticamente si può prendere per arrivare a Machu Picchu Pueblo al costo di 30 euro per mezz'ora di tempo. Stai sfruttando lo scambio del treno per allacciarti le scarpe? Comunque se venite portatevi un repellente perché è pieno di moscerini che ti pizzicano dappertutto. Le nostre gambe stanno sanguinando. Sembra un po' Bangkok con tutti i baracchini qui che vendono di tutto e il treno pronto a partire. In questo momento ha acceso i motori, mi sa che ce lo troveremo davanti. Non è assolutamente pericoloso camminare sui binari. Mi sa che il treno ci ha raggiunti. Eccolo qua dietro di noi.
ormai ci siamo quasi. Dopo 2 ore di camminata siamo arrivati ad Aguascalientes, ovvero Machu Picchu Pueblo. Devo dire che è stata una camminata veramente rilassante, perché essendo su un tratto ferroviario la pendenza è praticamente nulla. Adesso inoltre non ha piovuto questo pomeriggio, il che vuol dire che probabilmente domani sarà bello. Davanti a noi c'è veramente uno spettacolo, perché sembra di essere un po' in Amazzonia, perché la vegetazione è veramente rigogliosa e con delle montagne veramente verdissime. Siamo arrivati finalmente nel paesino, c'è un lusso sfrenato qua, c'è un hotel veramente di lusso con le fontanelle all'ingresso, luci soffuse, chi l'avrebbe mai detto? Non sarà la nostra portata, infatti dovremo cercare qualcosa di un po' più economico, ma intanto andiamo a vedere se riusciamo a trovare i biglietti per domani. Praticamente il villaggio è costruito parallelo alle rotaie. Veramente un paesino tirato al lustro. Per ciò che abbiamo potuto vedere del Perù, qui sembra di essere in Europa. È inutile dirvi che la prima sensazione di Machu Picchu Pueblo, il paesino ai piedi del sito archeologico, era fortemente in contrasto con la spiritualità e la pace che ti aspetti da una meraviglia del mondo. Ma che è? Lusso qua! Mamma mia! Un po' too much! Vuoi registrare? Sì! Signorita, buenas noches! Buenas noches! 55, nome completo, numero di passaporto e la ora che si sta annotando. Sì! Bene, abbiamo registrato il nostro passaporto, i nostri nomi, adesso andiamo nel negozio a vedere se ci sono questi biglietti, speriamo, noi vorremmo il biglietto delle 6 di mattina perché vogliamo arrivare il prima possibile. La signora ci ha dato buone speranze perché il pueblo è praticamente vuoto, ci sono pochissimi turisti. Buenas tardes, 2 bolletes, 55 e 56 è il numero. A che ora? La más temprano posible. Sí. Te prego. 6 de la mañana. Sí. Ay. Ay. Qué bueno. Cacciamo la grana qua. 38 euro a testa. I soles, la moneta 100. Del Perù. 300. Festeggiamo perché abbiamo preso i biglietti e qui si può mettere il timbro di Machu Picchu sul passaporto. Ma lo metti tu? Vai. Bene, eh? Ero così su di giri per il biglietto che non mi sono reso conto che ho messo il timbro proprio sull'unica pagina del passaporto riservata alle autorità. Abbiamo trovato una stanzetta per la notte, non cercavamo niente di speciale, tanto alle 4 saremo in piedi, Carlo è già distrutto. Il prezzo è molto buono perché costa 15 euro e c'è anche il bagno privato, forse anche perché in questo periodo c'è poca gente, quindi magari abbassano i prezzi. Questo è il bagno con la doccia. Quanto abbiamo pagato per andare a Machu Picchu? 38 euro a testa il biglietto per il circuito base. 12 euro a testa il biglietto di sola andata con il pullman, perché c'è una salita con un dislivello di 500 metri da fare domani mattina e noi ci vogliamo godere Machu Picchu, quindi andremo con il pullman. E poi cos'altro? E 15 euro l'hotel, questo. E poi la cena, adesso andiamo a cenare. Abbiamo pure la vista qua sul dialetto, sullo struscio di Aguascalientes. Comunque qua è pienissimo di ostelli, hotel, noi siamo entrati nel primo che abbiamo trovato, ovviamente,
che da fuori sembrava un po' più modesto, perché quelli che abbiamo visto all'inizio erano veramente lusso e chissà i prezzi, sarei curiosa di sapere quanto costano. Però adesso c'è anche l'acqua calda, attenzione. Cosa dobbiamo fare? Adesso andiamo a mangiare. No, prima comprare il cavo dell'iPhone che ho scordato nel furgone. Ecco. Buongiorno Arturo, amico, buon dia, via per la visita. Con la coda per prendere il pullman oggi. Siamo pronti per salire sul pullman. Ci siamo svegliati subito perché oggi è una giornata speciale, dobbiamo essere pronti. Pronti, però siamo arrivati per ultimi nella coda qua. Vabbè. 12 euro di pullman. Lasciamo il pueblo per un viaggio di soli 20 minuti che in qualche modo ci fa ritrovare quella pace interiore che avevamo raggiunto durante la camminata di ieri. Finalmente si stava realizzando un sogno che avevamo da tempo. Siamo entrati, adesso faremo il circuito numero 2 e saliremo un bel po'. Intanto qui c'è la nebbia mattutina, incredibile l'emozione che stiamo provando a stare qua. Ancora tutto nuvoloso, però adesso ci fermiamo un attimo per goderci il panorama che speriamo venga fuori tra un po'. Si sta liberando di nuovo, speriamo definitivamente. È davvero un'emozione grandissima stare qui. Per fortuna il cielo si è liberato e adesso si vede la città inca più famosa del mondo. La storia di questo luogo è molto recente, se si pensa che gli Inca hanno realizzato di corsa questa città per sfuggire alla dominazione spagnola. E ci sono riusciti. Da qui nessuno li poteva vedere, perché le costruzioni sono ricavate su una piccola valle, su un crinale a 500 metri di altezza, rispetto al fiume Urubamba che scorre più in basso. Quando è stata scoperta è rimasta praticamente intatta, anche se si dice che non sia mai stata veramente completata a causa della fine del regno Inca. C'è un sacco di gente, scenderemo giù per andare a visitare il centro di questa città. Guardate queste montagne che svettano e giù ci sono tutte le mura della città, ormai piene di turisti perché sono scesi. È incredibile come sia rimasto intatto questo sito Inca. Anche il panorama intorno è qualcosa di fantastico, davvero.
è uno di quei posti che almeno una volta nella vita si devono vedere. Non immaginate quanto siamo emozionati oggi. E il nostro van, sappiamo che ci vede, è lì in fondo, lo raggiungeremo stasera. Quando siamo arrivati questa mattina non sapevamo se si sarebbe liberato il cielo, ad un certo punto ci siamo un po' preoccupati, però per fortuna si è aperto tutto ed è uno spettacolo incredibile. Immagino l'emozione di chi ha trovato questo posto. È stato scoperto anche recentemente nel 1911 come data di costruzione di questa città inca. Dicono che sia stato costruito nel 1440, quindi abbastanza tardi. Non riesco a smettere di prendere questo spettacolo, anche se ci sono un sacco di turisti, è veramente magico. Gli Inca si sono scelti un posto ben nascosto, infatti qua quando c'è stata l'invasione spagnola non è arrivato nessuno, sono nascosti tra le montagne in alto, quindi questo posto non è stato invaso dagli spagnoli. Adesso scendiamo a vedere bene la città che doveva essere la città aristocratica dell'Inca. In una sola ora siamo riusciti a vedere Machu Picchu sia con la nebbia che con le nuvole, ma soprattutto col sole. La giornata si è aperta. Guardate, tutti i pendii di questa città sono terrazzati e tenuti benissimo, merito anche dei lama che fanno un ottimo lavoro di pulizia. Abbiamo intercettato subito il guardiano, un bellissimo coniglio incastrato e mimetizzato nella finestrella. Non sai se è un coniglio. Ha le orecchiette corte, non so. Questo sito rappresenta una grande testimonianza della conoscenza inca sia riguardo al calendario agricolo sia per quanto riguarda lo studio delle costellazioni, che venivano riflesse su questi specchi d'acqua utilizzati anche durante le cerimonie, per non parlare della tecnica delle costruzioni, con elementi architettonici ben riconoscibili come il taglio perfetto della pietra e il sistema di drenaggio delle acque, che la rende di fatto una città molto evoluta. Un ambiente che forse era riservato alla classe aristocratica che da Cusco voleva rifugiarsi in tutta sicurezza in questo luogo. Anche naturalisticamente parlando, Machu Picchu si trova in un posto veramente unico perché è tra le montagne, le Ande e l'Amazzonia, quindi ci sono tantissime piante tropicali e tantissime orchidee, è veramente un paradiso, infatti qui vicino abbiamo visto che ci sono delle piante molto belle. Felici di aver realizzato un sogno, tiriamo le somme e vi confidiamo che l'emozione più grande alla fine non è stata quella di vedere Machu Picchu, ma la strada per arrivare qui. Ormai il sito archeologico è preso d'assalto dai turisti e ci sono giustamente mille regole da rispettare, e quindi non riesci facilmente a entrare nella stessa frequenza del posto, cosa che ci è capitata passeggiando lungo il tracciato ferroviario. Adesso ci rimettiamo in marcia e riprendiamo il viaggio qui in Perù.